Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti e benvenuti. Io non dico nulla, faccio parlare le immagini. Era quello che potete vedere nei monitor, mi scuso per chi non li vede, era il 28 ottobre del 1989. Questa porta che noi abbiamo varcato stamattina è stata chiusa dal dottor Roberto Natali, che è qui vicino a me. Oggi è il 20 marzo del 2015 e devo dire con una certa commozione, la mia voce trema un po', riapriamo questo edificio. Il passaggio di consegne virtuale è stato fatto e la vecchia chiave del portone che il dottor Natali aveva chiuso è stata passata al rettore dell'Università di Trieste e la porta è stata aperta. Stiamo restituendo un edificio storico a questa città attraverso un'operazione fantastica di recupero e di metamorfosi dell'edificio stesso e dei suoi abitanti. Io mi fermo qui e do la parola al dottor Natali, che ci racconta qualcosa di com'era prima, e poi vedremo in questa giornata che trascorreremo insieme che cosa è successo dopo e che cosa ci aspettiamo per il futuro. Ancora grazie di essere qui con me in questa giornata che reputo storica per l'università, per la città, per la provincia, per la regione. Grazie. Dottor Natali. Sono ovviamente emozionatissimo di ritornare in questo ospedale militare lo chiamo io, e dopo 25 anni. E sembra che al di là di quella che era la scaletta tocchi a me aprire le danze. E l'ospedale militare io l'ho visto quando vi sono arrivato da giovanissimo tenente medico di prima nomina, e ho trascorso gran parte della mia carriera militare proprio fra queste mura, fino a quando sono diventato maturo colonnello direttore. Quindi mi sono sempre permesso di considerarla, e mi permette ancora adesso, è magnifico, di considerarla una mia creatura. Inoltre ci ho un po' anche studiato la storia, perché mi piaceva sapere dove vivevo. E posso ben dire quindi che questo ospedale militare ne ha viste di tutti i colori. Di tutti i colori non in senso metaforico, ma veramente in senso fisico. E parliamo di bandiere. Infatti l'ospedale militare viene, la sua costruzione inizia a metà dell'Ottocento, proprio concomitante con la costruzione di Miramare, di cui un po' ricorda le fattezze architettoniche di questo gotico cosiddetto romantico, neogotico, che quella volta era molto di moda. Penso che l'ingegner Buzzi, autore di questa costruzione, si sia molto ispirato allo Juncker, il progettista di Miramare e poi della Torre del Lloyd, e se guardate bene ricorda anche molto la faccia principale del famoso castello di Neuschwanstein, il castello di Ludwig di Baviera. E la costruzione dura molto poco, perché nell'arco di pochissimi anni, 6-7 anni, l'ospedale viene costruito e comincia a operare come ospedale militare il 5 maggio del 1866. Quindi vede la sua prima bandiera nel rosso, bianco e rosso del vessillo asburgico, e da lì opera fino al 1918, quando Trieste arriva alla sua prima redenzione. Durante questo periodo l'ospedale militare conta ben 500 posti letto, e accanto ad essi addirittura il posto per 20 cadetti della fanteria austriaca. Un aneddoto:
20 dicembre 1882 viene giustiziato, diciamo giustiziato, l'irredentista Guglielmo Oberdan, il suo corpo viene portato all'ospedale militare e viene sottoposto all'esame autoptico. È una chicca. Il corpo viene sottoposto all'esame autoptico da un giovane tenente medico austriaco sotto l'occhio vigile del direttore dell'ospedale e di molti ufficiali medici giunti da Vienna, e viene imposto all'ufficiale medico di recidere la testa dal corpo. Questa testa non è più mai stata ritrovata. Sono state fatte indagini negli ospedali militari, nei musei anatomici di Zagabria, di Praga, di Vienna, ma la testa non è mai stata trovata. Evidentemente qualche necrofilo collezionista mantiene ancora il possesso di questo tristissimo ricordo. Sì, adesso facciamo una cosa del più allegro. Nel 1918, naturalmente, al Vessillo Asburgico si istituisce il bianco, rosso e verde, centrato dallo stemma di Casa Savoia, e quindi l'ospedale militare va avanti e funzionale sempre con 400-500 letti fino alla seconda redenzione. Anche qui un'altra chicca storica. Sembra che durante l'occupazione tedesca Monsignor Santin fosse entrato all'ospedale militare di nascosto la sera e da lì scomparve, perché scomparve in quei meandri della Kleine Berlin che i tedeschi avevano costruito sotto l'ospedale militare per congiungerlo con il tribunale e addirittura con Villa Geilinger. Quindi alla bandiera italiana si istituisce quella tedesca. Da quella tedesca passiamo al vessillo del nono corpus di Tito, quindi altri colori, soltanto 40 giorni. Poi arriva lo Union Jack degli inglesi, soltanto inglesi e neozelandesi, perché gli americani avevano eletto come ospedale militare una palazzina che adesso ospita un liceo in via Veronese. E gli inglesi, sempre nostalgici della propria, quella che quella volta era la perfida Albione, costruiscono in soffitta l'esatta riproduzione di un pub inglese, con mescita di birra, con cucina, così dall'era, no? Che io sono riuscito a fotografare, sì, prima della distruzione. Sì, ce l'ho. Un vecchio ufficiale medico inglese che è venuto in visita all'ospedale militare mi raccontò addirittura che qui arrivò il generale Montgomery. Non so se questa sia leggenda metropolitana o meno. Nel 54 cessa lo Union Jack e ricompare la bandiera italiana, quindi altri colori. Da allora l'ospedale militare ha funzionato a pieno ritmo. E di questo sono orgoglioso, io sono arrivato qua soltanto nel 1975. L'ospedale militare lavora moltissimo, in quanto tutte le truppe sono a casermate nel nord-est, e tutto questo va avanti fino al 1988. Nell'88 il Ministero della Difesa decreta di chiudere l'ospedale militare, non per il suo scarso funzionamento, perché mi permetto di ricordare che avevamo tutti i reparti di cura di tutte le specialità, tutti gli ambulatori di tutte le specialità, due sale chirurgiche, sala raggi, laboratorio, fisioterapia, c'era di tutto, soltanto che per problemi ovviamente logistico-strategici le truppe ormai dovevano lasciare questa zona dove l'ipotetico nemico non premeva più, e quindi si decreta la chiusura dell'ospedale, come anche dell'ospedale di Bolzano, come anche poi quello di Udine e finalmente anche quello di Padova. E sono stato io, proprio fisicamente, il giorno 28 ottobre, appunto, ma non l'ho lasciato in quelle condizioni che lei ha mostrato, il 28 ottobre del 1989, ad acquistare dal libero commercio, né mai mi sono stati restituiti i soldi, una grossa catena di un lucchetto, e ho chiuso il cancello sulla via Fabio Severo. Momento molto triste. Da quel momento 20 anni di buio,
di incursioni barbariche, di atti vandalici. Per cui vi confesso che malvolentieri passavo per la via Fabio Severo per non vedere queste occhiaie buie, questi vetri rotti e questi cornicioni cadenti. E adesso finalmente nuova vita. Finalmente l'ospedale militare riaccoglie giovani, ma questa volta sani. Per questo io ringrazio il Magnifico, non tanto per l'onore di avermi fatto a partecipare a questa cerimonia, ma per la gioia di aver rivisto questa mia creatura rinata. Grazie. Veramente. Grazie. Ha già detto tutto lui con tanta passione e ha messo proprio in evidenza il vero significato di tutta questa operazione. Ho parlato prima, ho usato il termine metamorfosi, e questo è proprio quello che stiamo realizzando in questi giorni, che realizzeremo nel futuro. Abbiamo trasformato un luogo di pena, un luogo triste, un luogo in cui la gente entrava malata, a volte sperabilmente usciva sana, ma a volte anche no, e in un luogo invece in cui sarà la cultura, sarà l'internazionalizzazione, sarà l'armonia tra i popoli, tra le religioni, tra le etnie, tra le culture a farla da padrone. Io avrei tantissime cose da dire, però vorrei lasciare piuttosto lo spazio ai nostri ospiti, che sono tanti, e chiederei prima di tutto, dopo che avrò dato sul foglio, senza il foglio muoio, chiederei al presidente della Fondazione CR Trieste, Massimo Paniccia, se per piacere è in grado di dirci due parole. In grado non lo so. Massimo Paniccia è uno degli sponsor, dei massimi sponsor di questo edificio. I rettori, tutti i rettori che ringrazio, sono già presenti, anche i precedenti rettori qui, assieme a lui abbiamo penato per arrivare a questo punto. Finalmente, dottor Paniccia, finalmente, possiamo dire finalmente? Possiamo dirlo, direi che tutto è bene ciò che finisce bene. Bene. Allora, venendo su da via Fabio Severo, ho visto questo stupendo edificio e ho una serie di emozioni, ma vedo che non sono il solo ad essere emozionato, mi è passata per la testa. Allora sono andato al 20 settembre del 2002, Lucio Del Caro, magnifico rettore e amico, è venuto a dirmi che tra qualche giorno scade una grande opportunità per la città di Trieste, un concorso nazionale con un contributo importante per restaurare l'ospedale militare. E Lucio non sapeva che io abitavo in vicolo dell'ospedale militare dal 56 al 68 e che in questo ospedale, ho sentito prima le parole del colonnello comandante, poi che parlava della sua creatura, ecco, io abitavo nella caserma Maria Pia numero 9 e mia mamma, credo che 5 o 6 volte, mi ha portato dentro in quelle sale chirurgiche a ricucire. Oggi le rughe coprono tutti gli effetti delle sassate e delle baruffe che facevamo nella caserma. Però 5 o 6 volte mi hanno ricucito e mi hanno mandato fuori tranquillamente come giovane che pronto a farne altre di marachelle. Mia madre diceva che era uno scavezzacollo, poi non so, ma alla fine forse mi sono anche calmato, con l'età eravamo in due, bellissimo. E allora Lucio, che non sapeva, ha detto ma è una roba che o si fa subito o non si farà mai più. E il 20 settembre, credo quasi in giornata, la fondazione con il vicepresidente Renzo Piccini, che anche lui ha buttato il cuore oltre l'ostacolo, abbiamo deliberato 4 milioni di euro per poter permettere all'università di partecipare a questa gara. Poi mi è venuto anche un altro dubbio, venendo su, dico ma i rettori sono stati tanti, i direttori dei lavori tanti, le imprese tante, io sono sempre qua a fare il presidente della fondazione, qualche cosa non deve funzionare, oppure sarebbe ora, tra virgolette, di cambiare. Allora, gettato il cuore oltre l'ostacolo, però, diciamo che 2002 settembre dovevano essere finite le opere nel 2010, quindi lasciatemi questo minimo di rammarico che non siamo stati capaci di far funzionare le cose. Non lo so se è tutta colpa nostra, se è colpa del paese, se è colpa
tra virgolette, di chi antepone i propri interessi a quelli della collettività, certamente potevamo fare meglio, ma come ho detto prima, no? Finalmente quest'opera riprende la sua storia di essere un pezzo di questa città che guarda al futuro e che ha voglia di portare qui dei giovani che con la cultura e non più con le medicine o con le riparazioni, diciamo, diventeranno anche un pezzo di Trieste che sarà sempre la città più importante e più forte per la nostra Italia e speriamo per l'Europa. Grazie. Grazie. Grazie, dottor Panicio. Anche queste parole sono illuminanti. Non ci sarà più bisogno di un ospedale militare, perché speriamo tutti che con la cultura riusciremo ad evitare di avere le guerre. E quindi sono parole che sono di una pesantezza e di un'attualità anche veramente incredibile. E che questo ospedale sia di fatto il frutto di un'azione congiunta della città e della regione è testimoniato anche dal fatto che il direttore dei lavori, che adesso ci racconterà qualcosa, è l'ingegner Pierpaolo Ferrante, Pierpa per gli amici, sicuramente per me, perché noi abbiamo sofferto ad analisi 1, geometria, fisica 1, fisica 2 insieme, e anche chimica, ma lì ero più bravo io di te, ecco, e questa sofferenza sui banchi di scuola, anzi di università, poi dopo le nostre strade si sono divise e si sono ritrovate qui all'ospedale militare, che sia un segno, Pierpaolo, che dici? Come un segno, forse l'eclisse. Allora, io mi sono scritto due parole perché devo dire tante cose e non posso stare qui ore, insomma, perché ovviamente non avete il tempo per ascoltarmi. Ci è voluta una certa dose di incoscienza abbinata a una propensione a raccogliere le sfide, oltre all'amore per la mia città e il mio mestiere, per accettare dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste l'incarico di direttore dei lavori, nella situazione in cui la struttura veniva a trovarsi nel 2010. Erano passati 21 anni dalla chiusura, come ricordava il generale Natali, 4 anni dalla consegna dei lavori, ma la ristrutturazione non era praticamente iniziata. Dopo il rinvenimento di inquinanti nell'aria, amianto, mercurio, idrocarburi, stagno, eccetera, erano stati posti in atto i lavori di messa in sicurezza di emergenza e caratterizzazione del sito, ma non c'era ancora un piano di bonifica. Dopo gli eventi della Casa dello Studente dell'Aquila erano cambiate le norme sismiche, sui tetti cominciavano a crescere gli alberi, ne abbiamo segato uno con un tronco da 10 cm. Alla demolizione degli intonaci le strutture dei tetti si erano rivelate molto degradate e irrecuperabili. Il contenzioso con l'impresa esecutrice valeva molte volte il valore dei lavori eseguiti. Questa era la situazione che abbiamo trovato. Se a questo aggiungiamo la pesante situazione economica sopraggiunta, il conseguente fallimento dell'impresa esecutrice e di altri subappaltatori, arrivare alla presentazione odierna non è stato un miracolo, ma sicuramente è dovuto a un impegno costante e condiviso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste e dall'Università. Lo sanno bene il magnifico rettore, la direttrice, il delegato all'edilizia qui presente e anche gli ex rettori che ci sono mi fa piacere di rincontrare. La commissione ministeriale della legge 338-2000, presente oggi con il professor Romano Del Nord, ma è dovuto anche all'impegno del consorzio Ciro Menotti, l'esecutore, che a un certo punto ha dovuto avvocare a sé la completa riorganizzazione dell'appalto. È stato quindi necessario riprogettare l'opera con una variante generale che ha profondamente modificato le strutture originariamente previste, eliminando la costruzione di strutture sotterranee, rimodulando gli interni, aggiornando strutture e impianti. Il senso che ha guidato il nuovo progetto di ristrutturazione è stato il rispetto per l'importanza della struttura, per il dettagliato progetto originario che potete vedere affisso qui intorno, trovato al Kriegsarchiv di Vienna, il rispetto per i costruttori dell'epoca, capaci di realizzare strutture eccezionali, il rispetto per quello che è stato vissuto qui dentro, che ricordava il generale Natali, ma anche il rispetto per gli studenti che ci abiteranno, cercando di realizzare una struttura viva che insegni e lasci qualcosa a chi ci verrà. Rispetto anche all'ambiente, con il serramento
delle più moderne innovazioni tecnologiche nel rispetto filologico del bene per limitare l'uso dell'energia e dell'acqua. Grandi serbatoi accumulano l'acqua piovana dei tetti per l'utilizzo dei servizi e per l'irrigazione. Importante isolamento delle facciate, sia pur con muri di pietra da 70-80 cm di spessore, e dei tetti isolati e ventilati. Illuminazione con lampade a LED e neon, recuperatori di calore del condizionamento, tutte tecnologie apparentemente invisibili, ma che rendono la struttura adatta alle moderne esigenze d'uso, portando ad un risparmio del consumo energetico previsto di oltre il 30%. I restauri che potete notare intorno a voi passano dal recupero degli originali affreschi, riportati alla luce con paziente e millimetrico intervento delle restauratrici di Eucore, al ripristino delle porte in ferro, delle parti vetrate della cappella, al rifacimento completo, che qui potete vedere, del tetto con legname nuovo, ma con la identica geometria rilevata esattamente a computer, con il restauro e riutilizzo degli elementi in ferro battuto che legano le grandi capriate. Puoi fare un giro, le vedete, sono lasciate in vista proprio per gli studenti che potranno vedere le tecniche costruttive. Quando scendete, ammirate i blocchi di pietra che costituiscono i pilastroni dello scalone, la pietra di origine degli originali gradini e pianerottoli, pavimenti restaurati in seminato alla veneziana, le balaustre originali con alcune colonnine nuove, che vi invito a riconoscere, tagliate a laser su lastre d'acciaio con lo stesso disegno delle originali ma riconoscibili per la loro superficie piana. Nei piani sottostanti potrete anche scorgere i particolari solai in ferro e volte laterizie, ammirando la parte inferiore delle travi chiodate ed assemblate una ad una, lasciate a vista. Il risultato: 16.000 metri quadrati, tutti dotati di aria condizionata, wifi, materiali di rivestimento e pavimento di alta resistenza, 163 mini appartamenti, singoli e doppi, a 5 stelle, per 239 studenti, con enormi finestre, soffitti alti ed inclinati per raccogliere la luce, tutti dotati di cucina con pavimento, rivestimento e laminato di legno, grande libreria con ampi e bellissimi spazi per le letture e lo studio, spazi uffici, sale conferenze, lavanderie, mini market e bar ristoro, dove ci recheremo fra poco. Non anticipo niente. E di assoluto rilievo anche il risultato economico. Di fronte ad un costo medio di mercato di lavori per una ristrutturazione di questo livello, che come tutti voi che siete amministratori pubblici, dirigenti e manager siete in grado di valutare, supererebbe i 18 milioni di euro come costo di lavori, la spesa finale per i lavori è di circa 12 milioni. Considerando tutti i costi, l'IVA e le spese tecniche, per la spesa finale dell'opera pubblica di questa portata, la spesa finale è di 16 milioni, corrispondenti a un dato unitario di soli 1.000 euro a metro quadrato. Per concludere, vorrei ricordare che nel percorso di approvazione e realizzazione abbiamo sentito vicine le istituzioni, questa volta forse più di tante altre, forse attratte dall'importanza e dalla bellezza delle strutture, a partire dalla soprintendenza ai beni culturali, che ci ha seguito passo passo nei restauri, agli enti preposti alle approvazioni, e qui ci sono i responsabili più elevati, la Regione, la Provincia, il Comune, l'ASL, l'ARPA, i Vigili del Fuoco. Vorrei sottolineare che, se è stata data al sottoscritto la possibilità di fungere da fulcro e riferimento per la realizzazione, lo si deve alla totale fiducia accordatami, e di questo li voglio sentitamente ringraziare, dal Presidente della Fondazione CR Trieste, Dottor Massimo Paniccia, e dal magnifico Rettore dell'Università, Professor Maurizio Fernemeglia. Un grazie particolare va anche al Direttore Generale, responsabile del procedimento, Dottoressa Maria Pia Turinetti, che non vedo ma c'è, e ai suoi tecnici di supporto, e al delegato all'edilizia, il professor Giovanni Fraziano. Ma da solo non avrei certo potuto fare tutto questo. Consentitemi allora infine di ringraziare i miei preziosi collaboratori e coprogettista. Il coprogettista delle strutture antisismiche, l'ingegnere Sali Infatti, che è qui presente, gli estensori dei disegni esecutivi architettonici e dei rendering che potete ammirare nei pannelli espositivi, sono i rendering delle piante, eccetera, gli architetti di Metro Area, Giulio Padaldini, che è anche qui con noi, eccolo lì, e Tazio Di Pretoro, e i dipendenti dello studio.
È stato ogni giorno per anni in cantiere, percorre più di 200 km al giorno per venire a Trieste. Il direttore operativo architettura, architetto Riccardo Del Falco. Entrata in Berbe, anche perché donna. Come apprendista è diventata responsabile direttore operativo impianti, ingegner meccanico Laura Barchin Canales. Storico dipendente dello studio Ferrante, assistente per la sicurezza e per la contabilità nella misura dei lavori, geometra Lorenzo Paneo. E la responsabile dell'amministrazione, Chiara Savio. Siamo tutti qui. L'ultimo entrato, nativo digitale, un altro ingegner Ferrante, Papo. Qui con noi. Grazie. Grazie. Grazie per Paolo. Come vedete c'è tanto pathos, c'è tanto cuore in questa manifestazione ed è giusto che sia così. Tu hai citato lo sforzo nel recupero, hai fatto degli esempi fantastici, vi invito tutti quanti poi nello scendere, attenzione agli scalini, attenzione a non urtare quello che sta dietro le piante qua dietro e guardate queste, queste fantastiche cose. Però sì, vero, c'è il direttore dei lavori, ci sono tutti, però poi di fatto alla fine della fiera i lavori li fanno gli operai, cioè li fanno quelli che sono qui e che ci hanno messo il cuore, ci hanno messo l'anima e ci hanno messo quella professionalità artigianale tipica che ha fatto grande l'Italia e che speriamo che continuerà a fare grande l'Italia. Questa, io vorrei solo sottolineare questo dicendo che c'è stata una fortissima attenzione alla sostenibilità culturale del recupero. Basta alzare gli occhi e capite che cosa intendo. A questo punto io vorrei veramente dare la parola al direttore generale del consorzio di produzione Ciro Menotti, Francesco Mariani, che mi pare sia presente. Eccolo là. Complimenti ancora. Prego. Io vi ringrazio dell'invito e della possibilità di esprimere a nome del consorzio, di tutto il consiglio di amministrazione, del presidente, il saluto da parte del consorzio a tutti i presenti, al magnifico rettore, a tutti i collaboratori, a tutti i rappresentanti delle istituzioni che sono presenti. Presidente della Fondazione. Volevo onore al merito all'ingegner Ferrante che finalmente riconosce che è un'opera che è costata poco. È costata poco, sì, è costata molto poco, non si può, diciamo, da parte mia non ripercorrere un attimo così per rappresentare anche le difficoltà che un consorzio che non si occupa di attività dirette sui cantieri ma svolge la propria attività attraverso i soci, le cooperative, la grande difficoltà appunto che abbiamo dovuto incontrare nell'andare a raccogliere quello che purtroppo rimaneva dopo il fallimento dell'impresa che avevamo in Ati e della cooperativa indicata che improvvisamente hanno mollato il cantiere nelle condizioni in cui poi dopo l'ingegner Ferrante ha ben descritto. Noi siamo intervenuti consapevoli del fatto che era un nostro impegno ed era un impegno da portare a termine. Il Consorzio Ciro Menotti opera dal 1962 e non ha mai lasciato un cantiere in sospeso. Agli
li ha sempre terminati, anche se purtroppo in questi difficili periodi che il di grande congiuntura le difficoltà sono diventate francamente difficili, quasi insormontabili, però c'era un impegno, il solito impegno, dico, del consorzio, di portare a termine le attività che si era giudicato. Noi eravamo capogruppo, quindi avevamo tutte le responsabilità del caso, ma quando siamo intervenuti ci siamo resi conto effettivamente della difficoltà. Devo dire, devo ringraziare l'università, il rettore, devo fare un ringraziamento particolare al direttore, alla dottoressa Turinetti, al professor Fraziano, chiaramente all'ingegner Ferrante, con i quali abbiamo condiviso un programma da portare avanti, consapevoli del fatto che era un programma assolutamente penalizzante, e lo è, perché i numeri che ha citato l'ingegner Ferrante sono purtroppo... Il disavanzo è a carico dell'impresa, diciamo, quello che occorreva in questo momento. E per un consorzio effettivamente è una situazione estremamente pesante, che speriamo in qualche maniera di poter così avere quel dialogo aperto che ha sempre contraddistinto i nostri rapporti con questa amministrazione, di poter portare avanti almeno per risolvere alcuni problemi. Noi abbiamo avuto in questo cantiere quattro importanti fallimenti, quindi abbiamo dovuto sostituire imprese su imprese, facendoci sempre carico purtroppo del... Questo cantiere ha avuto sei perizie di variante che non vanno viste come oggi si legge sui giornali in questi giorni. Queste opere sono opere particolarissime, hanno bisogno di essere vissute giornalmente si scoprono i problemi, qui ci sono dei muri da 3 metri di larghezza in pietra, e vi posso garantire che far passare degli impianti in muri da 3 metri è una cosa complicata. Per cui ci sono una serie di difficoltà che vengono affrontate, ci vuole la capacità di poter intervenire con la consapevolezza di dover risolvere i problemi insieme all'impresa che pone le questioni. Io non voglio portare via tanto tempo, ma voglio ringraziare soprattutto, non da ultimi, tutte le maestranze, tutte le imprese che si sono occupate, i responsabili che sono tutti qui presenti, non li cito uno per uno, ma insomma tutti li conoscono, perché sono stati l'anima, i tecnici, i capicantieri, i manovali, sono stati tutti gli impiantisti, tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato. Ed è, a mio avviso, è un ottimo risultato. Grazie, buona permanenza e buona visita. Grazie mille per il suo intervento, che ci fa anche capire un po' a tutti quali sono anche le difficoltà che le imprese hanno, e quindi speriamo che anche la semplificazione sempre invocata amministrativa, burocratica, faccia dei progressi in questa direzione. E questo edificio, ha parlato di metamorfosi, la metamorfosi si è esaurita, è finita, adesso inizieremo a popolarlo in qualche modo, abbiamo restituito tutti insieme un edificio storico alla città.
questo edificio è stato per troppi anni tagliato fuori dalla città, pur essendo in centro della città. E tentiamo con questa operazione di metamorfosi di stabilire delle nuove connessioni con la città, molto più moderne, molto più attuali. Il sindaco, l'amico Roberto Cosolini, cosa ne pensa? Ma intanto penso che bisogna congratularsi con il magnifico rettore e con tutta la squadra per la determinazione e la caparbietà con cui, trovando anche dei formidabili compagni di strada e di avventura, il presidente Panicia ricordava l'impulso determinante per poter partecipare al bando all'epoca, evidentemente trovando poi anche i partner istituzionali, il Ministero, la Regione, arriva a questo risultato. Godiamoci la soddisfazione di questo risultato, ripensiamo però seriamente sul perché per ogni opera di trasformazione in questo Paese devono passare 4 rettori, ho fatto il conto fra me e me, e 3 sindaci mediamente quando le cose vanno bene, per arrivare dalla ideazione al risultato finale. Credo che da questo punto di vista sia un messaggio che tutti quanti dobbiamo accogliere come l'esigenza di cambiare ritmo. È vero, io credo che queste cose fanno parte della metamorfosi della città. La capacità di una città di riprendersi, di costruire il futuro, si vede anche dalla capacità in cui riesce a congiungere il passato, e in questo caso il passato è fatto di edifici che hanno avuto una funzione importante nel suo passato e che poi sono stati vuotati, abbandonati, in qualche caso costretti anche ad un degrado, e di riusare questo patrimonio del passato per costruire il futuro. Oggi ne abbiamo un esempio bellissimo, forse il più significativo per il futuro, per una cosa che dirò fra un attimo. Mi fa piacere poter sottolineare che questo esempio per fortuna non è solo. Abbiamo, guardo il presidente Panicia, il magazzino Vini, che da qui a un lasso di tempo che definiamo ragionevole darà il via a una nuova importante avventura imprenditoriale, credo di grande valore per la città di Trieste. Abbiamo il Silos, altro edificio che appartiene a una storia prestigiosa, destinato anche qui a pulsare di nuove funzioni, di nuove attività e di nuovi servizi come il centro congressi. Abbiamo dato il via all'avventura del recupero del comprensorio delle caserme di via Rossetti, toccherà anche a Palazzo Carciotti. Bene, credo che questo sia il segno di una città che usa innanzitutto il patrimonio storico, non lo abbandona, lo rimette in funzione, trova gli investitori, merce difficile di questi tempi, ma non dobbiamo arrenderci evidentemente, perché di investimenti abbiamo bisogno se vogliamo ripresa, se vogliamo economia, se vogliamo posti di lavoro. Qui poi c'è un significato particolare, qui verranno studenti e ricercatori, verranno a rendere ancora più aperto e internazionale il nostro sistema universitario, verranno a rendere più aperta e internazionale la vocazione di Trieste, anche attraverso i suoi enti di ricerca, ad essere città di conoscenza e di cultura, verranno evidentemente ad apprendere, ma verranno anche a formarsi a un'idea per cui cultura e conoscenza non hanno confini, non consentono barriere di lingua, non consentono barriere ideologiche. Ecco, nelle giornate difficili, difficilissime, per certi versi fra le più difficili che ricordiamo da molto tempo a questa parte, che stiamo vivendo, consideriamolo anche da questo punto di vista un segno di luce, un segno positivo. Ci aggiungo un'emozione personale: Massimo Panicia raccontava che ci ha vissuto in passato, io ci sono ritornato a vivere in ospedale militare. Devo dire la verità che ieri sera, vedendolo illuminato, immaginavo per le prove generali mentre rientravo a casa. Ecco, l'emozione è stata oggettivamente un'emozione importante anche dal punto di vista personale, non solamente da sindaco. E quindi, che dire, in bocca al lupo all'Ateneo di Trieste e in bocca al lupo soprattutto ai giovani che qui godranno di servizi fondamentali per formarsi e costruire la società del futuro. Grazie. E viva il lupo! E viva il lupo! E certamente l'edificio è stato restituito alla città, ma è anche stato restituito alla provincia. E cui, prego. Vici, hai...
aiutaci. No, beh, giustamente siamo tutti emozionati, insomma, perché sicuramente è la grande festa dell'università di cui ho fatto parte per tanti anni, ma è la grande festa della città, ma del nostro territorio, perché qui arriveranno studenti, ricercatori, ovviamente non solo di Trieste. Ed è una grande festa, lasciatemelo dire, anche delle istituzioni. Qualcuno l'ha sottolineato prima di me, c'è stata una tale determinazione a partire dal magnifico rettore, ma dall'ingegner Ferrante, cioè nel voler portare a termine un'opera complessissima, no? Diceva il presidente Panice, prima tutto è bene ciò che finisce bene, io aggiungerò per aspera ad astra, e questo effettivamente è il risultato di un percorso complessissimo che purtroppo, lo sottolineava il sindaco, investe anche le pubbliche amministrazioni. Credo che noi abbiamo un patrimonio, diciamo, storico e culturale. Mi è piaciuto molto l'intervento del generale Natali, perché dalle sue parole emergeva come questa struttura in qualche modo abbia ripercorso la storia di questa città, le tante bandiere che abbiamo visto appese a questo immobile, insomma, ci fanno riflettere effettivamente su quella che è stata la nostra storia. Oggi la restituiamo ovviamente all'università, ma soprattutto la restituiamo ai giovani ricercatori. Siamo tutti convinti che questa città, città della scienza, ha straordinarie possibilità di diventare un polo sempre più attrattivo. È chiaro che anche la dimensione, lo spazio fisico, come dire, conta. Oggi le persone si spostano, scelgono un'università piuttosto che un'altra in base anche alle offerte di servizio che le università sono in grado di fornire, e credo che uno spazio più bello come questo non ci sia per molti e molti chilometri di distanza. Il sindaco ha ricordato tutta questa serie di immobili storici delle nostre città che vanno sicuramente recuperati. Credo che nessuno di noi voglia consumare ulteriore, diciamo, superficie, ulteriore terreno, perché abbiamo dei gioielli nella nostra città. Io, proprio perché in qualche modo sono stata fautrice e anche in parte attrice durante il mio primo e secondo mandato di presidente della provincia, ricorderei sindaco anche quella straordinaria restituzione del parco di San Giovanni, ex ospedale psichiatrico, che ha avuto una storia anche analoga a questa, rimasto chiuso per anni e anni e anni dopo. Ho visto con piacere la fotografia della porta, no? Ma anche là c'era una porta piena di significati e di senso, di natura diversa, ma insomma questo ci fa riflettere anche quello, è stato un lavoro frutto della sinergia tra tutte le istituzioni, comune, provincia, azienda sanitaria e ovviamente università. Ecco, credo che questo sia un modello, anche un metodo di lavoro, perché è vero che ci sono tante tante difficoltà nel mettere mano una struttura storica come questa dal punto di vista proprio della struttura fisica, però è anche vero che se tutte le istituzioni sono d'accordo nel portare a termine quell'opera, per tutta quell'infinità di autorizzazioni che ciascuno di noi deve dare rispetto a un'opera pubblica, credo che il lavoro in qualche modo sicuramente è facilitato. Quindi grazie magnifico rettore, complimenti sicuramente all'ingegner Ferrante, che per la capacità di reinterpretare il passato alla luce del presente, ma insomma ci conosciamo da lungo tempo su alcune, ricordo il famoso ricreatorio, c'eravamo in contatto da un vecchio ricreatorio triestino, e anche là il recupero è stato indubbiamente eccezionale. Complimenti ovviamente alle maestranze. Grazie anche a Maria Teresa Passaporto. E sì, se le istituzioni lavorano assieme, in sintonia, possiamo anche fare un'altra metamorfosi, cioè trasformare questa città dalla città del non sepol alla città del sepol e se fa. E quindi, magari con una certa lentezza, ma si fa. E cosa diventerà questo edificio? Beh, l'abbiamo già detto tante volte, diventerà una residenza universitaria, di fatto già lo è, perché ha la destinazione d'uso. Per chi? Questa è una bella domanda. Per studenti, chiaramente, principalmente per studenti. L'idea è di ospitare nelle stanze, nelle aule, nelle zone di servizio di questo edificio, studenti dell'Università di Trieste, studenti bisognosi, meritevoli e bravi, ma studenti anche internazionali,
la generazione Erasmus, Erasmus Plus, che si sta aprendo anche al di fuori della, dei limiti europei, saranno ovviamente i benvenuti in questa struttura. Questa struttura ospiterà anche ospiti, scienziati che in qualche modo maniera gravitano e graviteranno sempre di più attorno agli enti scientifici di Trieste. Trieste, città della scienza. Ecco, Trieste, città, lo sapete, è il mio pallino, ma non mi ripeto, ma vorrei che ci fosse scritto da qualche parte che Trieste è città della scienza, assieme ad altre etichette che sicuramente sono interessanti ed importanti, ma Trieste è la città della scienza. Ecco, tutto questo dovrebbe, e io sono convinto, sono fermamente convinto che dovrebbe sfociare anche nella localizzazione in questo edificio di un collegio universitario, del collegio che già esiste e che in questo momento non ha una sede, sede fisica intendo dire, ed è il collegio Luciano Fonda. Ho intravisto il presidente, quello di Fabio, e altri membri del consiglio di amministrazione del collegio Luciano Fonda. Vedete di nuovo sinergie, volontà di lavorare assieme, di camminare assieme. Questo sono convinto che porterà anche a questo risultato, cioè di riuscire finalmente a dare una sede al collegio Luciano Fonda e a lanciarlo verso una dimensione molto più grande di quella che ha adesso, sicuramente per ricordare degnamente il nome del fondatore, ma anche per fare della città di Trieste una città universitaria di alto livello, con un collegio universitario di alto livello. Ecco, tutto questo forse sono sogni, ma non lo so, io sono una persona molto pratica, non per niente ho deciso di fare l'ingegnere tanti anni fa assieme a quell'uomo lì, e sono determinato e fermamente convinto che ce la possiamo fare. Siamo arrivati fino a qui, e con l'aiuto di tutte le persone che ho citato, e sono convinto che la Regione Friuli Venezia Giulia crede in questo progetto e sono convinto che darà ancora una mano, come l'ha già data finora, per fare di questa residenza universitaria una residenza universitaria della quale la Regione Friuli Venezia Giulia potrà essere fiera e portarla come un esempio. Loredana. Grazie. Buongiorno a tutti e a tutte, riporto i saluti della Presidente e della Giunta e riunisco tutte le persone, le istituzioni che oggi e ieri con uno sforzo collettivo davvero importante ci hanno portato a questo risultato e hanno permesso oggi a noi di essere qui in questa sede così straordinaria. Devo dire che se alzo gli occhi e guardo il cielo azzurro e le stelle, la bandiera che mi viene in mente dopo tutte le bandiere che sono passate qui è quella dell'Europa, che è forse la bandiera, come dire, che da un lato mette in pace tutte le bandiere precedenti e che va nella direzione in cui vogliamo andare e forse recupera anche quello che Trieste è stata, quindi un grande laboratorio multiculturale in cui è capace, come dire, di un percorso innovativo davvero straordinario, almeno per un certo periodo della sua storia. Quindi questo è il mondo che guardiamo, che è un mondo fatto di studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, ai quali sarà dato appunto agio di studiare in un posto così bello, e ricercatori, docenti, scambi internazionali, perché già è iniziato un percorso di condivisione con quelle che sono le istituzioni scientifiche del territorio proprio per valorizzare quella che è questa struttura e fare in modo appunto che si possano portare conoscenza, direi, riuniamo anche, no? Gli umanisti e tutti quanti, la conoscenza, che forse tra l'altro è l'unico bene che più si usa, più cresce e più diventa importante, ancora di più all'interno della città, all'interno del territorio, all'interno direi del sistema universitario regionale, che sta facendo dei passi importanti. Quindi
diritto allo studio, quindi attrattività, e io credo che i tempi siano maturi perché la Regione si faccia carico di un percorso che mette insieme tutte le istituzioni scientifiche del territorio e che possa proporre al governo un collegio universitario che venga ospitato all'interno di questa struttura e che, come dire, proceda nella strada che tutti insieme vogliamo fare. Quindi c'è da lavorare in questa direzione, non è un percorso che richiede una serie di passi, che richiede che vi sia, come dire, da parte delle istituzioni scientifiche, dell'università, in primo luogo della Regione, una volontà precisa, e noi intendiamo perseguirlo proprio per quest'idea di Trieste, città della conoscenza. E come bene, appunto, che più lo usi più cresce e fa migliorare la qualità della vita di tutti. Grazie. Grazie Loredana, grazie. Beh, incredibile, una manifestazione, una cerimonia che si conclude prima del previsto, ma non per questo non abbiamo detto tutte le cose che ci sentivamo di dire tutti quanti con il cuore più che con la mente. Io però devo, prima di chiudere, invitarvi tutti a due eventi al piano terra. Mi sento in obbligo di ringraziare tutti quelli che hanno collaborato e hanno reso possibile tutto ciò. Sono già stati ringraziati in maniera un po' disordinata, ma appunto, essendo io un ingegnere, voglio ripercorrere tutto per bene, e inizierei con il ringraziare i finanziatori, la Fondazione CRT, che già è stata citata, ma il MIUR, attraverso la Commissione Ministeriale Elogi Universitari, che ci ha finanziato e poi seguito in tutto questo lungo irto di ostacoli percorso che abbiamo seguito, la Regione Friuli Venezia Giulia per il supporto finanziario, anche morale, che ci ha dato, essendo sempre stata vicina all'università, il FAI che ha iniziato a rendere, a occuparsi e a riconoscere l'importanza di questa struttura ancora mesi fa, quando è stato aperto per una giornata per alcune giornate agli studenti delle scuole, facendo sostanzialmente le prove generali di quello che vediamo oggi, e che, lo ripeto, ma già è stato dato annuncio sulla stampa, domani e dopodomani tutta la città, tutti i coloro i quali desiderano vedere questa struttura lo potranno fare, proprio perché ci saranno questi splendidi ragazzi volontari del FAI che accompagneranno i gruppi all'interno dell'ospedale militare e faranno vedere, spiegheranno. Sono dei ragazzi veramente molto molto preparati, abbiamo potuto assaggiare la loro competenza e professionalità nelle giornate del FAI di qualche mese fa. Ringrazio qui ufficialmente lo studio dell'ingegner Ferrante, adesso ti chiamo ingegner Ferrante, per cui c'è l'ufficialità, e tutti i collaboratori che ha già citato lui, per cui io non vado a ripeterli. Grazie a tutto, ragazzi, ragazze, colleghi, ingegneri, architetti, va bene tutti. E ovviamente l'impresa realizzatrice, la Ciro Minotti di Ravenna, per lo sforzo che ha fatto, superare un numero molto elevato di fallimenti al giorno d'oggi non è semplice. Siamo tutti debitori all'impresa per gli sforzi che ha fatto. Speriamo che con la bellezza di quest'opera ci possa essere un ritorno di tipo economico, di tipo d'immagine, per poter portare questo come un esempio di professionalità nella ristrutturazione di un edificio importante. Il professor Fraziano va ringraziato, perché riesce sempre a portare, a diminuire, a minimizzare i problemi e a portare sempre soluzioni.
io ormai sono anni che lo conosco e Giovanni non è mai arrivato da me con un problema, se non con la soluzione attaccata dietro. La sinergia poi che si è sviluppata tra l'architetto Fraziano e l'ingegner Ferrante è stata estremamente positiva. Vi siete ritrovati subito, poi io che ingegnere chimico ho fatto un po' da catalizzatore, insomma, poca roba. I volumi che avete, che vi invito a recuperare piano terra, sono stati realizzati dalle edizioni università, le UT, edizioni universitarie di Trieste, che ringrazio per l'enorme lavoro. Correre dietro a noi non è semplice, trovare il tempo per ascoltare quello che diciamo e poi tutti i cambi e controcambi. Dottor Rossi, grazie, veramente un grande. Il servizio televisivo e il servizio grafico di Ateneo, presenti, eccoli qua, 1, 2, bravi, grazie ragazzi, sempre in forma e sempre in gamba e sempre presenti, devo dire, al di là del cartellino timbrato o non timbrato, un esempio raro, esempio di attaccamento al lavoro e alle istituzioni. Però, e qui sarebbe lungo perché dovrei citare 700 nomi, tutto personale tecnico amministrativo dell'Ateneo. Sono 700 persone che hanno lavorato, alcune molto di più di altre, però tutti, io mi sento veramente di dire che è l'Ateneo che ha realizzato questo. Sì, è vero, qualcuno ha lavorato di più, però l'istituzione è riuscita a portare a termine tutto ciò. E quindi non posso che ringraziare tutti quanti. E ho lasciato per ultimo veramente la direttrice generale, la dottoressa Maria Pia Turinetti, perché arrivata buon ultima ha portato tutta la professionalità, tutto l'amore per le istituzioni e tutta la determinazione che ci ha permesso di essere qui in questo momento. Maria Pia, non diventa rossa. Bene, adesso Pippo Baudo se ne va, torna il rettore che vi invita al piano terra, scopriremo una targa e poi beremo un bicchiere. Grazie a tutti, grazie.